Destinazione futuro, tra diritti, regole e opportunità. Questo è il tema del quarto congresso della Federazione Nazionale del Trasporto Aereo del sindacato UGL. Una due giorni di incontri a Roma per fare il punto della situazione sui temi caldi, dall'opportunità di usare le risorse del PNRR per rilanciare il settore alla situazione occupazionale sempre più slegata dal tempo e dal luogo fisico di lavoro. Avionews era presente all'evento. Tra le molte personalità intervenute, il presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma, ha sottolineato la comunione di intenti con il sindacato UGL. Chiaramente all'UGL vanno i ringraziamenti al segretario per la relazione che ha voluto svolgere, che mi vede praticamente d'accordo su tutto, e quindi l'idea che ci possa essere un'adesione sulla lettura che c'è oggi del trasporto aereo nel nostro paese, credo che non solo sia condivisa da me, ma evidentemente rappresenta anche una visione che credo comincia ad appartenere a tutti ed è qualcosa effettivamente importante. L'amministratore delegato di ENAV, Pasqualino Monti, ha fatto poi un focus sulle opportunità da cogliere nel settore. Il titolo dell'evento è Destinazione futuro, ho letto tra diritti, regole ed opportunità. Ora non sono io qui certamente quello che può parlare di diritti e regole, voi me li insegnate, noi cerchiamo di farli rispettare evidentemente e di avere rispetto degli stessi. Il futuro invece è qualcosa sul quale noi stiamo ponendo grande attenzione ed è evidente che la somma delle opportunità che sapremo cogliere, visto che anche opportunità è un'altra parola del vostro titolo, la somma delle opportunità che sapremo cogliere sul mercato delineeranno quello che sarà il futuro della nostra azienda. A seguire il viceministro ai trasporti Galeazzo Bignami ha parlato della delega al trasporto aereo affidatagli dal governo Meloni. Però c'è chi vede in questa delega un'opportunità per rilanciare un settore, per rilanciare un contesto, per rilanciare un comparto e chi lo vede come fastidio. Diciamoci le cose come stanno. C'è chi ritiene che oggi avere una guida politica all'interno di questo settore si è visto come un'interferenza rispetto a chi in questo settore si è sempre fatto i fatti suoi, cercando di portare a casa e massimizzando i profitti e anche a volte traducendoli in speculazioni, e chi invece, come questo sindacato, ha sempre presidiato l'interesse pubblico, a volte anche andando oltre l'interesse sindacale stesso. La tutela dei lavoratori è stata poi al centro dell'intervento del segretario generale di UGL, Paolo Capone. Destinazione futuro, e nei futuri che ho visto in tutti quanti i congressi, un grande anelito a costruire un futuro che dia più sicurezza ai lavoratori, che dia più diritti, che protegga meglio coloro che hanno meno capacità negoziale, perché anche questo è la capacità di una confederazione. Su questo tema il presidente di Atitec, Gianni Lettieri, ha puntato sul rafforzamento del rapporto azienda-sindacato. E io devo dare atto a Francesco Alfonsi che lui, curando gli interessi dei dipendenti, fa in modo che l'azienda non ne soffra. Questo è il nuovo sindacato, secondo me. E questo è il nuovo rapporto che ci deve essere tra azienda e sindacato. Gli imprenditori non devono fare i furbi, devono curare gli interessi in primis dei dipendenti e il sindacato deve fare in modo che, curando gli interessi dei dipendenti, cura gli interessi dell'azienda e quindi del sindacato. Il presidente di Assoaeroporti, Carlo Borgomeo, ha sottolineato poi l'importanza del trasporto aereo per l'economia del paese. Sappiamo che produciamo CO2, sappiamo che lo produciamo meno di altri settori, sappiamo che tutti insieme stiamo facendo un enorme sforzo, tutti, sappiamo che i soldi che giravano e che girano, che paradossalmente non girano bene, forse qualcuno ce ne sarebbe per destinarlo a questi fini del PNRR, escludono tassativamente la possibilità di sostenere investimenti nel trasporto aereo anche esclusivamente dedicati alla sostenibilità. Non si può. A seguire l'amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha raccontato di come la sua compagnia aerea ha ridato dignità ai lavoratori. Oggi abbiamo quasi 300 dipendenti che vengono dalla cassa integrazione di Blu Panorama, di Alitalia e di Meridiana, e io di questo ne sono molto orgoglioso perché ho fatto qualcosa di bello per il mio paese. Abbiamo ridato un posto di lavoro a tanta gente, grandi professionisti che il lavoro l'avevano perso.
Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha poi parlato dello sviluppo dello scalo laziale. Che per arrivare in aeroporto c'è tutto un mondo, c'è una città, ci sono infrastrutture da fare. Esiste cioè quella parte che da 40 milioni di passeggeri, di persone, di utenti che arrivano a Fiumicino, se si vuole arrivare a 90 milioni, come ho letto nel piano industriale, bisogna metterci seduti con i sindacati, metterci seduti con l'ANAC, metterci seduti con tutti coloro con ADR per capire come questo sviluppo possa coincidere con una crescita armoniosa anche delle città, della città in questo caso di Fiumicino. Appena riconfermato nel ruolo di segretario nazionale di UGL, Francesco Alfonsi, queste le sue parole. Se questo paese non tornerà nel nostro settore, in tutti gli altri settori, ad avere innanzitutto una visione e a programmare un progetto 5-10 anni, molto probabilmente continueremo ad essere spettatori sul nostro ricco mercato.